Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Siamo ai piedi del Monte Grappa, o meglio, siamo ai piedi del comprensorio del Monte Grappa, potremmo chiamarlo. Sapete che non so come va chiamato effettivamente. Ma comunque siamo a Romano del Zelino e adesso ci accingiamo a salire verso Cima Grappa. Ve l'avevo detto in qualche video fa che avrei provato a tornare a Cima Grappa visto che l'avevo fatto l'anno scorso per il tramonto. Vi lascio il link qua in descrizione di quel video. Vediamo, magari porterò anche un'alba, ma adesso ho già portato l'alba sulla Rocca di Manerba, che non è piaciuto tantissimo come video, devo dire la verità. Non capisco perché, sì che il video era bello, ho fatto una sfacchinata per farlo, ma io mi sono divertito comunque, sarei andato lo stesso, però mi dispiace perché effettivamente non ha fatto così tanto, non siete stati così tanto entusiasti di quel video, mi pare. Noi ci andiamo lo stesso su a Cima Grappa. E poi vediamo, da lì vorrei forse fare Forte Leone e qualche altro giretto. Quindi oggi giretto così molto molto vicino di qualche ora. Niente di particolarmente impegnato, credo. Vabbè, mettiamo il casco e partiamo. Mano del Zelino, 7 del mattino, andiamo verso Cima Grappa. 7 del mattino, un motociclista, buongiorno. Che non saluta, comunque nessun problema. Noi siamo molto felici e contenti. Io sono molto felice e contento. E quindi saluto tutti quanti col sorriso. A quest'ora penso che troveremo un sacco di ciclisti. Beh, d'altronde loro fanno tanta fatica. E quindi per forza è molto meglio partire presto la mattina, che come sapete è politica che io sposo profondamente e totalmente, anche per la moto, anche se facciamo meno fatica. Ci sono delle casette qua intorno che fanno veramente paura. Comunque, giornata climaticamente tutto sommato positiva. Ieri ha fatto un discreto diluvio e quindi oggi è un po' più fresco. Tu che cosa hai montato dietro? Un braccio distruttore. Tra l'altro, fatemi sapere se preferite la telecamera 360 montata davanti, se l'effetto è migliore, perché magari la stabilizzazione dinamica della Insta sul 360 è migliore che sul 4K. Dopo lo monterò di nuovo il 360, intanto ho montato la 4K, o se preferite appunto la 4K per le riprese da davanti, anche se più di qualcuno mi ha detto che faccio vedere troppo il casco e dovrei far vedere di più la strada. Quindi sto cercando di assecondare le vostre richieste, magari cambiando qualche volta inquadrature. Ah, che bello che è il panorama e che bella che è la strada. Comunque, due marce dentro il tornante, due marce sbagliate. Che coglione. Da Romano del Zelino sono una ventina di chilometri ad arrivare in cima a Cima Grappa, dove c'è il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Un monumento incredibile che vi consiglio di andare a visitare almeno una volta nella vita per rendervi conto di cosa abbiamo costruito. È un monumento mistico veramente, quando si va a visitarlo, qualcosa di veramente molto molto toccante. Anche c'è una pace unica. La strada non è larghissima, infatti non è che può andare a un passo troppo elevato, bisogna stare comunque molto molto attenti, però è molto bella. Ed è uno di quei giretti fuori porta, diciamo nel raggio di 50 km da casa, che puoi fare veramente in quasi tutte le condizioni climatiche, e offre panorami e scorci della vallata molto belli. Anche se in questo periodo estivo la vegetazione comunque è fitta, quindi gli scorci sono un po' più limitati che magari in autunno o in altri periodi dell'anno, per esempio. Siamo già saliti a quota 700 metri, per fortuna fa già più freschino e si sta meglio, l'aria più serena e asciutta. Fermiamoci un secondo ad ammirare il panorama. Lui si è fermato ad ammirare il panorama, ci fermiamo anche noi. Ci sono anche delle panchine messe in una posizione pericolosissima. Cima Grappa, una volta arrivati dal piazzale, c'è una mega scalinata da fare, volendo salire fino al santuario. Mi sono anche portato vestiti di ricambio come sulla rocca eventualmente, perché non è che salire con la giacca da moto, con i pantaloni da moto, con gli stivali super scalinate o per camminate un po' impegnative per me sia facile, quindi per sicurezza mi sono portato via un po' di robetta, poi vediamo. Tanto per l'asfalto, perché questo trattino così è molto bello. Tornantengi, 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 tornantengi.
cantante nato. Frigoriferi, parliamo di carote. Sono un cantante nato. Anche crampo umano nato. 955 metri, 955. Ma c'è un 70 che girava un po' più stretto, ma nessun problema, nessun problema. Qua c'è proprio il tipico profumo di montagna invernale, però quasi autunnale. La temperatura è scesa a 18 gradi, secondo me scende ancora un po', ovviamente. 13 km da cima grappa, strada ancora bagnata, sono le piogge, ma noi non ci facciamo spaventare. Signore! Che paura che mi fa venire! Mentre andiamo avanti e percorriamo questa piacevole strada, volevo dirvi che sa tutto di pizza. Uno esordisce e dice ciao, sento che ho col casco che profuma di pizza, puzza di pizza a seconda, e non solo il casco, i guanti, il sottocollo, le telecamere. Sì, perché sono un pirla. L'altra sera sono andato a prendermi una pizza e, come sapete, vi ho detto che in questo periodo ho solo la moto, vado solo via in moto, quindi sono andato a prendermi una pizza, a mangiare a casa, e l'ho riposta gentilmente nel bauletto posteriore. E fin qua dice vabbè, non c'è nessun problema. Solo che poi lungo la strada, tornando a casa, non è che sono andato via come un bradipo, diciamo così. Ecco, ho fatto un po' il pizza express alle grotto. E quando sono arrivato a casa, non dico che metà pizza era nel bauletto, però metà del suoio sì. Quindi, nonostante abbia ripulito in modo importante il bauletto, l'ho lavato poi col detersivo, l'ho asciugato. Bella questa zona così ombreggiante. L'ho lasciato aperto tipo 78 ore e dico vabbè, adesso non saprà più di pizza. Poi ci ho messo il casco e quando l'ho tirato fuori mi sembra di mangiare pizza per tutta la strada. 16 gradi a 1031 metri di altezza, la strada non è messa benissimo, cima grappa a destra, maledetto sole, così amato e così odiato. Comunque la strada ce l'avrò tutta col sole in faccia, perché ovviamente la strada per salire costeggia il lato giusto della montagna. Penso che complessivamente ci voglia una mezz'oretta o poco più a salire da Romano del Zellino. Infatti ogni tanto, prima che esca il sole, che spunti insomma tra le fronde, tra la vegetazione, butto l'occhio sul navigatore per guardare la strada, capire le prossime 7-8 curve se sono brutte da fare o meno, in modo tale che il sole mi acceca, tutto sommato so che non mi trovo più andato in un torrente. Sprizziatina leggera al posteriore. Pensavo di trovare molti biciclisti a quest'ora, invece evidentemente è ancora presto anche per loro. Comunque temo di essere molto avanti con la gomma. Consumo credo che non ci farò ancora troppo da quello che ho visto, quindi dovrò cambiarla. Quest'anno sto macinando parecchi chilometri. Mi sa che mi farò due treni quest'anno, quindi valuterò se cambiare gomma, se provare qualcos'altro, se proseguire con le Scorpion Trail 2, che devo dire mi piacciono, però la sensazione che ho... Ciao mucchina parcheggina. La sensazione è che effettivamente verso la fine del consumo, diciamo quando cominciano a mancare 1500, 2000, 2500 km, insomma, quando la gomma dovrebbe essere in realtà nel pieno delle sue prestazioni, no? Invece ho la sensazione che sguscino un po', sbrissino un po', perdano un po' di aderenza, soprattutto quando sono un po' più freddine. Guardè voi altri che panorama fenomenale, fotonico. Eccolo là, quello è il Sacrario, eccoci arrivati. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ah, che figo, lì c'è una specie di discesa, ma c'è una scalinata per andare. Stupendo, ragazzi, veramente bello. Quello è il monumento e questa è tutta la vallata. Ora abbiamo impostato come meta sul nostro bellissimo Garmin una meta interessante, Forte Leone. È un forte della prima guerra mondiale che sta a circa 50 minuti di strada da qui, strada che peraltro io non ho mai ancora fatto. Questa è una strada nuova, perché di solito per andare da Forte Leone salgo da Canal Salmovo. Sono le 8:24, ci sono 17 gradi, c'è un bel sole, ieri ha piovuto, giornata top direi. Panorama incredibile da questo lato di Monte Grappa. Malga Pertica, venduta a formaggio. Diciamo che a Malga Pertica vendessero le pertiche. Che simpatico che sono.
Sbrecciolino, sdrucciolino, sguisciolino. Sì, confermo quello che ho detto già un paio di volte. Le Scorpion Trail 2, quando arrivano a consumo avanzato, diventano poco affidabili, secondo me. Tengono meno, le sento sguizziare di più. Non mi piacciono sotto questo profilo. Anche il treno precedente ha fatto lo stesso comportamento. Credo che mi manchino 2000-2500 km verso la fine delle gomme, o forse meno. E veramente a questo punto, nonostante appunto dovrebbero essere la fase, diciamo, di massima tenuta delle gomme, a parte appena nuove, vabbè, dopo tolta la cera, ma comunque c'è tanta gomma ancora, le sento che tengono un po' meno, soprattutto sullo sporco, poi in condizioni caldo perfetto, asfalto buono, vabbè, terrebbe anche un big bubble a Brooklyn. Con le condizioni un po' meno buone, la gomma la sento verso la fine che fatica a tener botta. Magari sono anch'io stronzo, che spingo troppo, però il sole è un po' salito, quindi ho un po' meno fastidio quando siamo qua in alto, però è sempre lo stesso abbastanza fastidioso, che se è bellissimo non ne posso fare a meno, però insomma è in una posizione abbastanza comoda in questo momento, non ce l'ho proprio in faccia come prima. Tra l'altro questa strada che stiamo percorrendo è molto figa, perché ho guardato sulla mappa prima di decidere di fare questo giro, diciamo, praticamente percorre tutta questa zona montana lungo i crenali, quindi resta molto molto alta, è molto figo. Il cartello segna Feltre 25 km, perché da questo lato si scavalla e si finisce in zona Feltre. Noi scenderemo, poi gireremo e risaliremo verso appunto Forte Leone. Questa è la strada provinciale Cadorna, sarebbe andare a leggere qualcosa della sua storia, lo farò sicuramente. Immagino che sia stata costruita per la guerra, credo durante la guerra, o forse no, non lo so, comunque è intitolata al generale Cadorna. E poi si apre così, guardate che panorama quando si apre la strada. Questa sia la Val Brenta, credo, sono sicurissimo, ma credo questa a sinistra, sì, sì, è Belluno. Mini tornantino, altro mini tornantino, lo schioppettino della moto, e via andare verso nuove mirabolanti imprese. Comunque questa mattina ci siamo alzati molto più tardi del solito, perché tanto il giretto è molto più easy, sono molti meno chilometri, infatti comunque circa 55-60 km da casa. Per quanto riguarda Cimagrappa o adesso Forte Leone, diciamo a 110-120 km, mi è bastato partire verso le 5:30. Mi sono alzato molto più tardi degli altri delle altre volte, come vedete non è che sono un masochista pazzo che si vuole alzare sempre all'alba. Se volete restare aggiornati su tutti i contenuti che pubblico e su tutti i video che pubblico, su tutte le mie esperienze, i giri, i viaggi, cosa dovete fare? Pensateci un attimo. Esatto, dovete iscrivervi al canale e magari attivare anche la campanellina. Oltretutto ultimamente ho pure cominciato, mamma mia, sì, lo so, a pubblicare su Instagram. Se volete iscrivervi lì e passare, trovate qualche altro contenutino specifico per Instagram. Non lo uso ancora moltissimo, però sicuramente per restare più in contatto è un buono strumento, quindi se volete passate a salutarmi anche di là. Intanto continuiamo a scendere per questa strada veramente molto bella. Poi, se volete che porti qualche contenuto tema maker sul canale, dite sì. Mi piacerebbe molto portare qualche contenuto tema maker legato al motociclismo, alla moto, no? Magari costruire qualche pezzo, fare qualcosina. Ci ho pensato, ci sto pensando, sto cercando di vedere che cosa si potrebbe fare assieme, ma magari ci riuscirò a portare qualcosina. Tra l'altro in questi giorni è uscita anche la nuova Insta360, mamma mia, col doppio sensore da un pollice, che roba pazzesca, la qualità è tanto più alta di quella che ho io, però mi costa 1000 passa euro, una follia costa. Chissà, magari mi piacerebbe che Insta360 dasse qualcosa da provare, non mi dispiacerebbe, però dubito fortemente che interessi uno youtuber con così pochi contenuti ancora e pochi iscritti. Quindi iscrivetevi, che così mi mandano la Insta360 nuova e vi faccio vedere che figata di video che vengono fuori. E comunque sono mega contento, ragazzi, ma mega contento, cioè sono felicissimo di come sta andando il canale, ragazzi, veramente vi ringrazio tantissimo, perché cioè mi riempite di gioia, c'ho sempre più like, sempre più commenti, mi piace tantissimo quando mi scrivete, ragazzi, mi diverto tantissimo a rispondervi, mi piace comunicare con voi, è fighissimo. Quindi poi
ma al di là degli iscritti, il numero di ore di visualizzazioni è fenomenale. Cioè il pensiero che ci sia così tanta gente che apprezza quello che sto facendo e che apprezza i miei contenuti è veramente, ragazzi, una gioia incredibile. Non pensavo che mi sarei sentito così quando ho cominciato, e quando ho cominciato non pensavo che sarei arrivato a questi numeri così velocemente. Quindi veramente, ragazzi, adesso spero che questa cosa non si fermi, spero che continui a salire. E non so, mi piacerebbe arrivare ai 1000 iscritti adesso come obiettivo. A quando ho cominciato non mi sembrava realistico come obiettivo, adesso comincio a pensare che forse ci posso arrivare. Voi direte, ma Ciccio Benza, cosa te ne frega di avere 100, 1000 o 1 milione di iscritti? Sì, effettivamente avete ragione. Io i video non li faccio solo per voi, faccio anche per voi. Li faccio per me e poi li faccio per voi. Perché in realtà questa cosa è nata proprio così. Condividere le mie passioni e metterle in un cassetto dove le posso tirare fuori quando voglio. L'anno scorso ho cominciato per gioco questa cosa, anche se sono sempre stato molto appassionato di fotografie e di video. Anche mio padre in realtà era molto appassionato di video. Così a un certo punto mi sono reso conto che avevo pochi contenuti della mia vita. Avevo poche foto, nonostante ne avessi una bella quantità, ma ne avevo in realtà poche e avevo anche pochi video. E quindi a un certo punto è scattato questo meccanismo e così ho deciso di iniziare. Da Gordino e Passo Rolle, vabbè, 52 km a Passo Rolle, ma non faremo Passo Rolle oggi. E così mi è scattata questa molla nel cervello e ho iniziato a registrare i miei giri in moto e a pubblicarli. I primi video che facevo erano dei timelapse in moto, dei viaggi, abbastanza noiosi effettivamente a rivederli adesso. Poi magari vi metto qualche esempio di quello che ho fatto, ma fa schifo. Perché non sapevo fare montaggio video, poi ho studiato un po' di cose online, ho imparato prima a usare Adobe Premiere, poi dopo Final Cut, poi magari farò un video e vi racconterò qual è il processo di produzione di uno dei miei video. E quindi da lì, dall'anno scorso, ho cominciato in modo più spinto e continuativo. Adesso negli ultimi mesi veramente costantissimo, riprendo tutti i giri in moto che faccio, a prescindere li registro, poi magari non li pubblico perché magari i video non sono belli, non sono divertenti, anche perché dovete sapere che io nel casco così ho sempre parlato, anche quando non ho il microfono acceso, non registro l'audio, non avevo il microfono, io parlavo sempre, è una cosa che mi ha sempre, non lo so, mi ha accompagnato, e quindi alla fine è divertente anche rivedere i video dei giri che fai a fine giornata, delle cazzate che spari durante il giro.